Eccoci, vediamo, facciamo le prove audio, prova a parlare Pietro. Prova, prova, senti? Sì, io ti sento, non so se la chat vi sente, ci sente, dovrebbe sentirci, quindi aspettiamo un ok dalla chat. Il personaggio accanto a me è un po', che sembra un po' proveniente da Minecraft, in realtà è Pietro. Pietro, ci sei ancora? Sì, 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 è leggermente frizzato, ma ci sono. Sì, sì, no, di la verità, in realtà tu sei fermo in quel modo, mi stai prendendo per il culo. Ok, ci confermano che ci sentono bene. Bene. Pietro c'ha un problemino tecnico, in realtà ha solo una webcam, quella che vedete è il cellulare, che ha deciso che la situazione deve cambiare. Interiore. Vabbè, sì, comunque, sì, buonasera a tutti. Benvenuti alla prima serata che non ha un nome in realtà ancora, ci penseremo, sarà tipo l'angolo di Pietro, se troviamo il jingle giusto sarà l'angolo di Pietro, con ovviamente il nostro carissimo amico Pietro, che io lo lascio presentarsi per i fatti suoi, intanto che cerco il tuo Instagram, il link del tuo Instagram, va bene? Sì, anche è un po' indietro Instagram, che posto per però per far capire alle persone... sì, no, allora, io sono Pietro, appunto, dipingo ormai da qualche annetto, diciamo che la prima volta che sono entrato in Games Workshop avevo 9 anni, ora ne ho 27, quindi diciamo che sono quasi 20 anni che bazzico. Seriamente mi sono messo a dipingere da una 7-8 anni, diciamo, e con i primi corsi seri che ho fatto, e ringrazio molto sempre per chi lo conosce, Fabrizio Russo, Luciano Rossetto, Matteo Morelli, quindi diciamo gente che ne sa di pittura. E principalmente nei primi anni ho dipinto con l'ottica di fare modelli da collezione, quindi pochi, ma mettendoci una vita e mezza. Adesso devo dire che, avendo anche iniziato col gioco, ho cercato di differenziare un po', anche di fare modelli più da gioco, che trovo comunque molto divertenti, e comunque mantenendo un po' la pittura da esposizione, che comunque trovo appagante sotto altri aspetti. Che altro dire? Ci tengo a precisare che non è frizzato, è lui fermo in quel modo. Sì, 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 assolutamente. Ma va un po' come gli gira. Io ho linkato il tuo Instagram in chat, così chi ci segue può iniziare anche un attimino a vedere un po' qual è il tuo stile, un po' di pittura che hai fatto. Anche io l'ho visto dal vivo e mi sono innamorato della statuetta, quindi... cioè, ti tenevo particolarmente, ci fossi tu, mettiamola così. Salutiamo al volo G Franz, che è qui con noi, Stefano Acta, c'è anche Doc Nico, che onore, c'è anche il nostro amico Nicolò Panzeri della guida, che onore avere qui con noi Nico stasera. E quindi niente, questa serata c'ho uno scopo, non è che c'ho proprio uno scopo, in realtà è nata un po' da una chiacchierata che ho fatto con Ambro, uno dei nostri moderatori, che mi diceva che il mercoledì sera si trovavano a pitturare. Allora mi ha detto: guarda, è una iniziativa che stiamo facendo per stare un po' insieme, dato i periodi che corrono, come ben sapete noi siamo in zona rossissima, non rossa, la più rossa che c'è, e quindi un modo per portare avanti il nostro hobby e ritrovarci, e mi ha buttato l'idea di provare a fare una serata del genere in streaming di pittura, che è il single player dei wargame. Quindi ho chiesto a Pietro di venire, perché io pitto ma non faccio cacare, quindi cioè, dal mio punto di vista faccio cacare, quindi chi meglio di Pietro? Da qualche parte si comincia, da qualche parte, giustamente. Comunque era la luce che gli dava fastidio, guarda che adesso che è esperto. Io sono in fase di pano, sto imparando piano piano. Diventerò uno Jedi anche io prima o poi. Uno Jedi. Anche perché non sono che c'è. Non sono finiti bene gli Jedi. Tu questo non lo sai, visto che hanno fatto una nuova trilogia, magari vanno avanti.
che ne sai tu? L'hai visto l'ultimo film? Di sua memoria, però anche se hai visto l'ultimo film, che è tipo il nono, dovresti sapere che in realtà i Jedi potrebbero tornare. Quindi direi che magari la fanno una fine migliore. Speriamo. Cioè, speriamo non per il ritorno dei film. Cioè, film basta. Meglio basta. Comunque. Meglio facciamo basta. È arrivato anche Michel Longin. Benvenuto Michel Longin. Comunque, la serata si propone un po' come pittura. Tutti pitturiamo insieme, quindi invito tutti quanti a prendere un pennellino. L'acqua, quello che serve per pitturare. Io mi sono anche rinfrescato facendo una bella nuova palette. E dove sostanzialmente Pietro pitturerà, ci darà un po' di consigli. Qualsiasi domanda lui ha detto che risponderà. Chiedo solo una cosa, di non chiedergli del nero e del bianco. Sono argomenti tabù, questi non si possono chiedere. Il resto va bene tutto. Comunque rimango degli che sia la luce che gli fa frizzare. Sì, è la luce, gli dà fastidio. E sì, dà un attimo di shock. Pietro in realtà prima mi diceva che ha preparato qualcosina, quindi Pietro, prima di passare in transizione e iniziare con la serata, se vuoi dire due parole su quello che avevi in mente di fare stasera, mentre io... Allora, io in realtà mi sono basato principalmente sulle cose che mi hanno chiesto i ragazzi della Ludic per quanto riguarda gli argomenti, e quello che ho pensato di fare è intanto trattare di un 32 mm, quindi un modello di una scala, diciamo, da wargame, perché per due motivi. Primo, perché è più vicino a quello che la gran parte di noi giocatori, comunque, che utilizziamo durante i wargame, durante le serate. E dall'altro lato, perché comunque una demo di un'oretta e dieci è un qualcosa che si riesce, diciamo, a chiudere come discorso e riuscire ad avere un punto fermo alla fine della dimostrazione. E, come soggetto, ho preso un soggetto fantasy, adesso poi lo vedrete, e pensavo di lavorare nella prima parte un minimo sullo sketching del chiaroscuro, giusto per far capire un po' come ragionare. Tengo un attimo sta luce, così magari si dipinge anche la camera. Quando accendi la luce poi si frizza. Sì, sì. E, il chiaroscuro, per far capire un po' com'è l'impostazione del... No, ancora frizzato, vabbè, non si ripiglia. E, con l'impostazione del modello, e poi nella seconda parte lavorare un pochino sul metallo non metallo, che mi è stato chiesto appunto da più persone, e lavorerò sulla spada, che è un elemento anche abbastanza semplice per mostrare poi il metallo non metallo, alcuni riflessi, come si comportano alcuni riflessi, qualche sfumatura un po' più colorata. E niente, per cui appunto la mia idea era lavorare proprio su queste cose, su questi due argomenti. Nel corso della serata ci sono domande, alcuni altri argomenti che magari possiamo, sui quali possiamo deviare. Sono ben disposto, senza nessun problema, a parlarne. Bene, allora faccio lo switch di scena, che ci siamo preparati, perché la cam buona l'ha usata ovviamente per il modello, non per lui. Sì, no, certo. La cam si vede bene, lui si frizza sostanzialmente. Sì, assolutamente. Vedi, tra l'altro prima mi chiedevi come si vede, fai un check, così ti rendi conto anche di dove volevi mettere la palette. Quindi sì, no, dovrebbe vedersi bene. Ormai possiamo anche un po' zoomare, se vuoi, così non devi stare lì a... No, ma così, guarda, sono comodo, così. Cioè come... Sì. Cioè, se a voi ottimo. Che guardate va bene, io... Io ti vedo grande dal mio schermo qui, quindi a me va benissimo. Non so se la chat, cioè più che altro in realtà la chat dovrebbe dire se questa impostazione gli piace. Va bene, se no possiamo. Secondo me si vede bene, poi dovrei vedere da uno schermo live. Io lo vedo bene, sinceramente. Chiediamo ai ragazzi da se va bene. Io lo vedo bene, poi faccio quello che posso. Che poi tra l'altro per qualche assurdo motivo adesso la tua cam piccolina funziona.
Sì, beh, oddio. Okay. Vabbè. Partiamo, anyway. Partiamo per questa avventura, vai. Cosa fai? Allora, quello che dipingerò è questo modello qua che ho stampato, della Loot Studio, un modello pensato per GDR, per cui fantasy pure semplice, niente di particolare. Chi ha giocato a Skyrim ci riconoscerà, tipo un mezzo argoniano, una cosa così, diciamo. Uomo lucertolo troppo cresciuto. E quello che appunto vorrei fare adesso è impostare un po' il chiaroscuro. Allora, come ragiono sul chiaroscuro? Il chiaroscuro, come idea, è, diciamo, sta al di creare un'escursione che vada da un ideale bianco a un ideale nero, che permetta di creare in modo grossolano le luci e le ombre. Creare luci e le ombre non vuol dire necessariamente sfumarle perfettamente in questo caso, ma creare l'escursione. L'escursione. Non ti si sente? Non ti si sente? Che è successo? Aspetta. Come non mi si... Calmati. Non vorrei. Siccome ho le cuffie Bluetooth, vorrei se fosse colpa mia. Dammi un secondo. E io ti sento perfettamente. Prova a parlare. Ti sento. Ok, ti sento. Ok, tutto normale. Okay. Per un secondo vedevo la bocca muoversi, ma te non parlare. Ok, vai. Perché appunto... Allora, l'ultima cosa che ho sentito era l'impostazione di chiaroscuro. Da un ipotetico bianco a un ipotetico nero. Esatto. Quello che io però non uso adesso, già che mi prende per il culo Jacopo, è appunto il bianco e il nero, nel senso che il bianco e il nero in questo tipo di particolare tipo di lavoro io non lo uso. Quello che vado a usare è un colore più neutro, ancora più neutro rispetto al bianco, che è un khaki, un beige, diciamo. E le ombre invece di solito vado a crearle con un viola molto molto scuro. Questo per due motivi. Allora, intanto perché il beige, essendo un colore neutro, bravissimo Michael. Ti ringraziamo Michael. Diamo il benvenuto al volo a Legoverno. Giorgio Coletti, che se la tira poco. appunto perché il beige è un colore estremamente neutro, e sul beige si può sovrapporre qualunque tipo di colore. Il viola, dall'altro lato, è un colore ottimo per due motivi. Perché intanto è un colore molto scuro, e quindi fa un ottimo contrasto chiaro-scuro. E dall'altro lato perché, essendo la somma del bianco e del rosso e del blu, riusciamo ad avere entrambe le tonalità, nelle tonalità d'ombra, quindi riusciamo ad avere sia una componente calda che una componente fredda, se vogliamo andare a parlare di colori caldi e di colori freddi. Quindi diciamo un colore molto completo il viola. Questo al di là diciamo divagazioni di teoria del colore, è un colore col quale mi trovo molto bene. Dall'altro lato vi dico molto semplicemente che si può usare un qualunque altro colore scuro. Volete usare un verde scuro, volete usare anche il nero, va benissimo anche il nero, non cambia niente. È giusto per avere un colore molto molto scuro che contrasti con un colore abbastanza chiaro, come può essere un beige o un khaki. La cosa che dovete ricordarvi in ottica di questa parte del lavoro è che se un modello ha 1000 addominali, 1000 muscoli, come sono tipici dei modelli che facciamo noi nel fantasy, ad esempio, ignorate il singolo muscolo. Create l'escursione a livello macroscopico, perché in questa fase non interessa avere il singolo addominale ben definito, eccetera. È giusto per creare proprio a livello macroscopico l'escursione chiaro-scuro. Questo si può fare su qualunque tipo di superficie, sia essa una stoffa, sia essa un mantello, la pelle, l'incarnato, quello che volete. Il metallo non metallo, il metallico normale, quello che volete. Quindi, come andando all'atto pratico, perché bella la teoria, però poi la teoria non muove il pennello, purtroppo.
dopo un po' è noiosa. Io quello che vado a prendere è un beige. Ciao Simo. È arrivato anche Simo. Anzi, guarda, fai una bella cosa. Infatti è arrivato Simo e mi è venuto... C'ho subito una domanda che sono sicuro che Simo farà, quindi te la faccio ancora prima che te la faccia lui. Okay. Che è quella della diluizione del colore. E adesso la vedete. Allora, io i colori che adesso prendo sono appunto un beige e un bianco. Bianco potete usare quello che vi pare. Come beige ho usato lo Zandri Dust della GV, quindi colori assolutamente reperibili, niente di trascendentale. Come diluizione, vedete qua a lato che è una diluizione non eccessiva, ma neanche eccessivamente densa come miscela. Questo perché comunque deve coprire, ma non deve cancellarmi naturalmente il dettaglio. Ora, io su questo soggetto pensavo di andare a creare una luce leggermente direzionale, quindi non né frontale né perfettamente zenitale, ma che andasse un po' magari o dal basso o comunque da un lato, che sia da destra o da sinistra. In questo caso probabilmente lo farò dalla destra, dalla mia destra, così che anche la spada poi sia esposta alla fonte di luce. E così si possa giocare un po' con qualche riflesso in più sul metallo o non metallo. Quindi semplicemente io andrò a stendere in modo non necessariamente uniforme il beige, andandomi a concentrare soprattutto sulla parte destra, cioè alla mia destra, alla sinistra. Dove sarà esposta la luce, in sostanza. Dove sarà più esposta la luce, esatto. Questo perché appunto questo qua sarà il mio bianco ideale. E voi direte, ma non è bianco, lo so, ma il percepito dell'occhio sarà un bianco, così come il viola che userò sarà percepito come un nero. Saluto Jag, grazie di essere stato con noi Jag, di essere passato. Simo ha subito una domanda. Domanda di Simo dice: diluisci e mischi con stesso pennello con cui passi il base o si rovinano? Allora, in questo caso io sto usando un pennello brutto, perché tanto non mi è richiesta, non mi è necessaria una particolare precisione, e quindi non ha senso che io stia usando un pennello particolarmente bello. Normalmente io cerco di evitare di mescolare, quando faccio le miscele iniziali, di usare il pennello buono, diciamo, perché c'è il maggior rischio che vada il colore nella ghiera e quant'altro. Quindi sì, cioè, ci sta come problema e va benissimo usare un pennello meno bello per fare le miscele iniziali. Sì, penna da battaglia, sì. E poi invece andare a usare il pennello buono per la stesura sul modello, quando è richiesto un minimo di precisione, naturalmente. Ma tu questo l'hai primerato? Questo qua è primer grigio, sì. Okay, l'hai primerato di grigio. Okay. Quindi quello che vedi sì. Grigio, siccome magari in streaming non si nota, magari qualcuno può pensare che quello lì è la plastica diretta, che sei quella della GV, tanti modelli sono di quel grigio lì. Invece no, tu l'hai primerato con un grigio. È il grigio, ho usato il grigio GV spray, che non è neanche realmente un primer, però io mi trovo da Dio, grippa benissimo, il colore si stende sopra da Dio, quindi veramente mi trovo molto molto bene. Salutiamo Green Art of Colors, che ciao, finisce anche lui a noi. A questo punto io vado a prendere il mio viola che userò, è questo tonalità qua, che è un viola veramente, adesso la vedrete, magari ho qualche secondo di differita tra quando parla e quando viene streamato, e è un viola molto molto scuro, che a vederlo di prima botta uno direbbe che è nero. Questo qua è un viola della Chimera, che è il di Prusto, adesso devo vedere se ce l'ho sotto mano o se non ce l'ho sotto mano, cosa più probabile. Esatto, non ce l'ho sotto benvenuto mano, però comunque... ID 532, si è tenuto il nick generato, ciao ID. comunque è un viola molto molto scuro,
Procederò con la logica di quello che logica che ho spiegato prima, quindi vado progressivamente ad aggiungere questo viola al mio colore di partenza. Adesso, come vedete, i colori chimera come pro hanno il fatto che siano molto molto pigmentati, come contro hanno il fatto che siano molto molto pigmentati, quindi bisogna saperli dosare molto bene, perché non si esageri in un senso o nell'altro. Adesso, ad esempio, per la stesura cambio pennello, ho fatto la mia miscela col pennello brutto di prima, e vado a prendere un pennello un pochino più preciso per la seconda parte, per la stesura di questo secondo colore. Questo secondo colore, anche in questo caso, non sarà eccessivamente precisa la stesura, e andrò però a ridurre la campitura di colore, spingendomi sempre di più verso l'ombra, verso la zona che sarà, diciamo, il mio scuro. La diluizione, come vedete, anche in questo caso è relativamente densa, non è una lavatura, deve essere coprente, ma senza andare a cancellarmi naturalmente i dettagli del modello, perché non avrebbe alcun senso, non mi porta a niente, questo è naturale. Ripeto, in questa fase non è fondamentale essere precisi. Non dovete metterci delle ore a fare questa fase, perché non serve metterci ore e ore e ore, soprattutto su modelli così piccoli. Su modelli più grandi, invece, questa fase io ci spendo anche diverso tempo, perché semplicemente una volta creato questo contrasto iniziale, si tratta semplicemente, tra virgolette, di tingere poi il modello. Che creando questo contrasto neutro si creano tutti i presupposti per poter creare poi una cromia che si basi sul chiaro scuro che abbiamo elaborato. Fico, pensa che questa cosa manco la sapevo. Se io prendo il colore, allora, che poi voglio mettere, li metto e non ci ho mai pensato. Poi ti dico una roba anche molto, visto che io questa cosa la sto spiegando perché me l'ha stato chiesto di spiegare un po' lo sketch, come si ragiona in fase di sketch e via dicendo. Io questa cosa qua non la faccio su ogni singolo modello dei miei eserciti, né degli eserciti di nessuno, non la augurerei al mio peggior nemico, perché se fai questo lavoro qua, a fare un esercito ci metti 3 ere geologiche e muori prima tu di vecchiaia probabilmente. Oppure, non so che gioco giochi, però magari il gioco arriva alla fine. Hai dipinto l'armata pronto per cioè, fare le partite, sì, dipinte benissimo. È probabile che chiuda prima la GV, cioè. Esatto. Ok, quindi cioè, questo è proprio, diciamo, un modo, una tecnica particolare, no, di dipingere, no? È un modo sempre di approcciare un modello. A questo punto, fatto questo step intermedio, vado ad aggiungere un altro po' di viola, un'altra puntina di viola alla mia miscela. Adesso, vabbè, ho usato lo stesso pennello perché non ci ho pensato a cambiarlo. E vado ancora più nella zona d'ombra. Fai una transizione, quindi. Cioè, stai facendo piano piano una transizione tra... In questo caso io ho fatto semplicemente, sì, 3 passaggi. Sono 3 passaggi molto grezzi, che mi danno questa escursione ideale dal chiaro all'oscuro che ci deve essere su qualunque modello, a prescindere dal fatto che la luce venga da destra, da sinistra, da sopra, da sotto. Ogni fonte di luce genera delle ombre, e di conseguenza io devo sapere dove cadono quelle ombre, quanta intensità hanno, e questo vale per tutti i modelli, anche per i modelli da gioco. Perché il concetto vale sempre. Adesso, poi, sui modelli di esposizione naturalmente questa cosa viene esasperata, perché si parte dal presupposto che tu stai facendo un prodotto unico, tra virgolette, che non è parte vera e propria di un esercito, ma
è un modello unico che deve essere visto nella sua, da solo, magari in un contesto di concorso e quant'altro. Nel contesto invece di un modello più improntato al gioco, invece, si può ragionare su luci più mirate, possono essere il classico OSL, quindi l'Object Source Light, quindi un oggetto, un elemento all'interno della scena che genera una seconda fonte di luce, una lanterna, un frammento di una pietra magica. Il bagliore, cioè un bagliore, esatto, da una luce. Bagliore, che dà un ulteriore livello di profondità, diciamo, di caratterizzazione al modello che stiamo dipingendo. Possono essere anche semplicemente le lenti dello Space Marine, per dire, dico perché dipingo Space Marine tutto il giorno, quindi l'esempio che mi viene in mente. Ora, noi abbiamo creato il nostro sketch iniziale sul nostro personaggino. Ora, diamo è ancora un nome molto... personaggino. Anzi, la chat ha qualche nome da suggerire. Conte sul nome. Per me io voto tipo qualcosa di semplice, tipo Rocco. Ma Mario? Ma sì, qualcosa ti ricordi sicuro, capito? Sul semplice. A questo punto, il passaggio successivo è un passaggio probabilmente il più semplice che si possa fare, che è la lavatura. La lavatura non è una procedura difficile da fare, ma allo stesso tempo è difficile capire il contesto in cui è opportuno usarla. Così come il pennello asciutto, così come tutte le tecniche che molti dicono ma quella tecnica è da principianti, quella tecnica... No, le tecniche sono tecniche, bisogna sapere quando usarle, secondo me. Nel caso della lavatura, io principalmente la uso per due cose. Una è questa che vi sto per mostrare, e l'altra è un lavoro di rifinitura alla fine di una serie di transizioni di colore che serve a creare un velo. Di solito si fa una lavatura non con il colore più scuro, ma con il tono intermedio, per andare a uniformare le transizioni di colore che sono state fatte nell'arco nel corso della pittura. Quindi, diciamo, è un'applicazione un po' diversa della lavatura rispetto a quella che ci è stata insegnata in GV, per dire, che risulta essere molto molto comoda, soprattutto quando si fanno escursioni chiaroscurali molto molto forti. In questo caso invece quello che vado a fare è semplicemente prendere un po' di colore. Come vedete, la lavatura è estremamente liquida, cioè non acqua sporca praticamente, e vado con delle pennellate dalla luce verso l'ombra a stenderla su praticamente tutto il modello che sto dipingendo, partendo anche dalle zone in luce che ho lasciato di color khaki, e andando a stenderla dalla luce verso l'ombra, quindi in questo caso da destra verso sinistra. Questo procedimento serve proprio anche in questo caso a uniformare piano piano, passaggio dopo passaggio, le transizioni che adesso si vedono in modo marcatissimo, perché io ho fatto 3 pennellate in croce veramente per ogni colore, senza alcun interesse a renderle sfumate, uniformi, proprio non me ne frega assolutamente niente in questa prima fase. E vado a uniformarle proprio con questa serie di lavature che passo dopo passo mi aiuteranno a creare in modo più definitivo e più marcato il mio chiaroscuro. Questa procedura qua, devo dire, ammetto che non me la sono inventata io, ed è made by Fabrizio Russo, nel senso che io con Fabrizio ho fatto diversi corsi nell'arco degli anni, e mi ha insegnato questo approccio. È un approccio, non è il modo giusto di dipingere, è un modo che ti permette di avere una sorta di pre-shading a pennello della figura che stai andando a dipingere. Questo pre-shading a pennello su figure particolarmente complesse è molto utile, perché ti permette di studiare l'anatomia del modello che stai dipingendo,
che non è sempre immediata e semplice come può essere uno Space Marine, e a volte richiede un attimo di studio in più, ecco. Questa procedura, diciamo, è... Ma ha un nome? Cioè, c'è un nome questa tecnica? È un pre-shading. Di fatto è un pre-shading. Okay. Cioè, quello che si può fare tranquillamente col doppio primer, per capirci, si può fare col doppio primer, è un modo, si può fare con l'aerografo, si può fare a pennello, come sto facendo adesso, si può fare come ti pare, il concetto è sempre lo stesso. Okay. In questo il modo, D. il D, cioè, che potrebbe... D. esce, cioè, direttamente da YoRobot, no? Non so. Il D532, no, non so da cosa... Da cosa deriva il nick? Se ce lo vuole dire da cosa deriva il nick, un nick particolare, il 532. Vai, scusami, vai! No, niente, perché appunto un po' questa prima fase, questo primo approccio è di questo tipo. Una volta fatto, adesso vado avanti a fare un altro passaggio di questa lavatura. Questa volta però non vado più a caso, tra virgolette, come sono andato nel passaggio precedente, ma dopo è possibile chiedere per il giallo. Sì, Giorgio, dopo ti dico del giallo. no, ma aveva già detto che me l'avrebbe chiesto, ero preparato. E, in questo caso vado a definire un po' di più, cercare di essere un pochino più preciso nelle zone che vado a coprire. In questo caso le zone più in ombra quali saranno? La zona che va sotto l'ascella, quindi la zona del fianco, che è in totale opposizione rispetto alla fonte di luce, e tutte le zone adiacenti, diciamo, che sono in recessi, tipo, non so, la cintura, le cinghie che ci sono qua sul petto e via dicendo. Quindi vai un questa po' a marcare qua... le ombre. Le ombre un po' più... quello che nascoste. Normalmente si chiama... Esatto, quello che normalmente si chiama blacklining, diciamo. Facciamo una sorta di pre-blacklining e di definizione, appunto, dell'anatomia. Michel Longin dice: io ultimamente sto facendo zenitale con aerografo. Ci sono vantaggi o svantaggi nel farlo a mano? Ma allora, in parte quello che accennavo prima, cioè che quando hai un modello molto complesso e hai tanto tempo da dedicarci, ovviamente, farlo a mano ti può aiutare per studiare, diciamo, fare un warm up, un giro di ricognizione sul modello. Quando invece stai lavorando su un pezzo magari più semplice, io lo faccio il pre-shading ad aerografo, in realtà io lo faccio direttamente con lo spray perché sono ancora più pigro, sui modelli da gioco, il pre-shading zenitale fatto ad aerografo o appunto a bomboletta va comunque benissimo. Appunto, l'unico vantaggio che si può avere facendola a pennello o a mano è proprio questo qua, della scoperta del modello che stai dipingendo, ecco, tutto qua. A volte può essere più necessario, a volte meno. Già saperlo fare bene ad aerografo, saper indirizzare bene la fonte di luce, dove c'è la luce, dove c'è l'ombra, è già un buono step iniziale, un buon passo, di partenza, ecco. Perché appunto questa cosa che sto facendo io, ad avere le capacità, si può tranquillamente fare anche ad aerografo. Io confesso che ad aerografo sono un cane, non posso capire, se no io sono assolutamente incapace. Poi il mio aerografo, poverino, è un Fengda da 25 euro, peso tipo 7 anni fa, che è un miracolo che sia ancora vivo, e tra poco dovrò cambiare perché dentro c'è il rapporto qualità-prezzo ottimo. Siete durato sì, no, fantastico, è un eroe di guerra. Gli do la Purple Heart dopo. Cioè, dopo, quando va, manderà in pensione, gli facciamo la pira funeraria. La piramide lo bruciamo. La pira funeraria. Ecco, ad esempio, andando più nel dettaglio del discorso del chiaroscuro, un punto focale fondamentale è il volto, o muso in questo caso, una camera è il volto, perché il volto è la prima cosa che io devo andare a vedere di un modello. Anche nei modelli da gioco, l'idea è che la prima cosa che si vada a vedere sia il volto o l'elmo o quello che c'è in testa, non
è detto che sia per forza la faccia, perché in testa. Quindi quello che bisogna andare a creare sul volto è un chiaroscuro particolarmente forte, particolarmente intenso, che deve anche trasmettere espressività. L'espressività è data dalle luci, dalle ombre, da una ruga che può essere magari anche dipinta a mano, magari su questa scala è un pochino più difficile, ma sui busti ad esempio si riesce a fare, e dall'altro lato lo sguardo è l'altro aspetto fondamentale, che è una delle, per alcuni prima cosa, per altri ultima cosa. Io personalmente, quando imposto il volto, prima imposto il volto, poi imposto lo sguardo e poi rifinisco il volto, perché lo sguardo dà quella percezione di vita a quello che stiamo dipingendo. Così facendo, lo sguardo cambia radicalmente quello che il nostro personaggio trasmette. Se guarda verso l'alto, verso il basso, a destra, a sinistra, a seconda di come è posizionato, può trasmettere serenità, odio, incazzatura, tutto quello che volete. Quindi a questo punto sto andando a rifinire un po' queste ombre più profonde nei recessi e nelle zone che saranno in maggior ombra. E quello che faccio adesso nello step immediatamente successivo sarà fare lo stesso discorso, ma con le luci. Nel senso che io andrò a riprendere il colore che ho usato nelle luci, o meglio, nel beige di base, e piano piano andrò a ricostruire brevemente la zona di luce e i volumi della luce che saranno più esposti alla mia sorgente. Quindi in questo caso andiamo questo lato del suo braccio destro, il muscolo della spalla, sul pettorale. Ovviamente in questa fase bisogna andare un pochino più di fino rispetto alla fase iniziale, per il semplice motivo che stiamo andando a definire in modo vero e proprio il dettaglio del modello, quindi il pettorale, la muscolatura, la cinghia, che in questo caso appunto abbiamo fatto tutto il lavoro di blacklining, prima non ha senso andare a distruggerlo. Quindi in questo caso, sempre per stare sul pezzo, sul discorso di diluizione, il colore è leggermente più diluito, perché comunque io adesso sto andando materialmente anche a sfumare, cioè sto creando anche una transizione leggermente più pulita rispetto a quella che ho fatto all'inizio. Quindi in sostanza stai veramente pushando le luci. Sì. Questa base è molto... Avete visto aggiungere un pochino di bianco? Sì, una puntina, che sto ricreando semplicemente il beige di partenza, che era Zandri Dust con una puntina di bianco. Ci sono domande, fatele, il Petro risponde volentieri, è molto disponibile stasera. In realtà quello che sta facendo gliel'hanno chiesto, perché si è connesso adesso, io lo spiego io al volo. L'hanno chiesto, poi ho chiesto anche io una cosa in chat, ha detto che dopo la fa, e quindi è aperto a qualsiasi domanda. L'unica cosa che non si può chiedere è bianco e nero. E tanto poi lo faccio, tanto per metallo o non metallo lo faccio, quindi... No, e poi ti trighi. Sì. Un argomento che lo fa triggerare. No, l'altro giorno in chat sono due colori che odio, tra l'altro, il bianco e il nero, perché da sfumare sono sempre un casino. Già il fatto che tu ti riferisci al bianco e nero chiamandoli colori mi fa già strano. Sì, infatti, sì, come stiamo a fare i sofisti adesso. Perché te l'hai fatto tu, diciamo, guarda che il bianco e il nero non sono colori. Sì, no, è vero, tecnicamente è vero. Ci sta. Modo che hanno di ricrearlo.
Che gran figo il modello. Il modello che si stesse chiedendo il modello e in realtà l'ha stampato. Un modello che il buon Pietro ha stampato per noi. Studio. Della? Della Loot Studio. Loot Studio. Figo comunque. Sì, che è una casetta di miniature, mi pare spagnoli siano. Sì, che fanno, hanno fatto un Patreon, di fatto. Tu paghi una cosa tipo $15 al mese e ogni mese ti danno un bundle di miniature, mm-hmm, miniature sia personaggi che scenici, sia in 32 che in 75 mm, e che sono perfetti soprattutto per il GDR. Molto bello, molto bello. E devo dire che sono carini, non sono le migliori sculture dell'universo, per carità, però sono molto... diciamo che per quello che servono fanno per quello che per quello che costano, assolutamente, assolutamente. Adesso vado a prendere un altro po' di Zambri Dust che si è seccato. Rimpingui per rimpingui quando finisce il vino. Ricordo a tutti quanti che questa è la prima serata di questo tipo. Di solito noi nel talk facciamo anche altri tipi di serate, sostanzialmente parliamo tanto, questa invece è un po' più tecnica, lato hobbistico. Chiunque abbia voglia di seguirci, cioè abbiamo i social. Che... adesso vado a social. Ok, non sto scrivendo niente. Chiunque arrivi sul canale, benvenuto. Le domande stasera vanno al nostro maestro Pietro. Ci trovate principalmente su Twitch, facciamo le live al lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sostanzialmente. Il buon Pietro questa volta ha accettato questo mio nuovo folle piano di fare le serate di pittura. In realtà gli avevo già chiesto, poi lui mi ha detto sì, ma voi si è scordato secondo me. Però poi adesso con lockdown può, l'ho ripreso. Renato Simo che dice: che pennello stai usando? Che consigli come pennelli da avere come must? Sites o marche? Allora, questo che sto usando in questo momento è Da Vinci, non è la serie maestro, è la serie economica, diciamo, nel senso che con 5 euro ti porti a casa il pennello. E personalmente è quella che al momento mi trovo molto bene come rapporto qualità-prezzo. Non è la serie migliore della Da Vinci, la Da Vinci serie maestro è di qualità superiore, costa anche praticamente il doppio, quindi dipende anche da quello che uno ci fa con i pennelli, nel senso che se ti serve il pennello ultra performante, io personalmente consiglio appunto o la Da Vinci serie maestro o la Winsor & Newton, con alti e bassi devo dire, perché Winsor ultimamente a me non hanno dato ottimi feed purtroppo, e altrimenti ci sono una serie di marche tipo la Broken Toad, mi pare, che fa degli ottimi pennelli, o la Artis Opus mi sembra, che però sono molto simili a Winsor & Newton, cioè non c'è particolare differenza. Per cui un must secondo me è un qualunque pennello non sintetico, se possibile, che tenga la punta, nel senso che il problema principale è tenere la punta. I pennelli GV ad esempio costano niente, però dall'altro lato valgono veramente poco proprio per questo problema, cioè che non tengono la punta, di fatto. E non tenendo la punta, tu li usi 3 volte e sono da buttare. Nel senso che purtroppo i pennelli sintetici, quando la punta inizia ad arricciarsi, sono da buttare, non sono recuperabili. I pennelli in Martin, invece, se trattati bene, riescono a reggere anche diversi mesi senza fare una piega. Adesso questo qua lo sto usando da inizio settembre. Ma comunque... bisogna anche mantenerli bene, cioè nel senso stare con sì, una pulita col sapone ogni tanto, esatto, sì. Cioè non è quella... che li lasci, tipo l'altro giorno su una chat Telegram,
piccolo marchetta, se volete parlare con noi, non so se Pietro c'ha Telegram, ma mi sembra che ancora Pietro non ci sia. No. Su Telegram abbiamo fatto un bel gruppettino dove sostanzialmente parliamo di wargame e hobbistica in generale. Adesso chiedo magari a qualcuno tipo Simo o... Cazzo, dove sono i miei moderatori? Cioè, è possibile, l'ho fatto tu da solo. Vabbè, lo faccio dopo. Mi sono anche sfoccato. Non li paghi abbastanza. Non li pago proprio, che diverso. No, dai, non dirlo. Bisogna mantenerli bene. I pennelli, perché l'altro giorno su Telegram si parlava di pennelli, c'era un ragazzo che dice ma io li lascio nell'acqua, e se tu li lasci nell'acqua è chiaro che la colla con cui le setole sono attaccate si deteriora, quindi si aprono e addio. Allora, il pennello per quanto mi riguarda deve essere sempre umido fin tanto che si dipinge, quando poi... invece lo lascia a riposo deve essere asciutto. Assolutamente. Allora, c'è anche una bellissima domanda di D. Il D ti chiamerò solo in D, senza 532. Il D. I colori per quanto finora fatto finora, quindi sketching, wash e luce, sono standard o in funzione dei colori che userai dopo? Allora, io questi colori qua li uso a prescindere da quello che farò dopo. Assolutamente. Cioè, io dopo posso andare a fare l'incarnato. Verde, viola, giallo, il metallo non metallo, posso farlo fluorescente, non mi cambia assolutamente niente. Questa scelta di colori, quindi beige chiaro per le luci e un viola scuro o un verde scuro se preferite, o un blu scurissimo per le ombre, io la faccio a prescindere dalla tonalità che userò dopo. Quello che di cui possiamo magari parlare è il voler dare un'impronta con tonalità più calde o più fredde, perché magari se io voglio, so già che il mio soggetto si collocherà in una situazione di neve, per dire, situazione invernale fredda, magari le mie ombre invece che farle con un viola caldo farò un viola con una componente in più di blu. Ecco, questo però diciamo è un piccolo accorgimento che non è assolutamente necessario in ogni situazione. Dipende da quello che uno anche poi fa, pratica, prova, riprova, però secondo me nei momenti che tu vai con un viola fatto 50-50 blu e rosso scuro, non blu e rosso chiaro ovviamente perché sennò non ha senso, e un beige neutro, dopo puoi farci veramente quello che ti pare. Per capirci, io una volta veramente ci ho fatto un modello in metallo non metallo e ho fatto questa procedura qua per iniziare. Le ombre alla fine erano viola, le luci ovviamente hanno violato verso un bianco e un grigio perché ovviamente era un metallo argentato, però diciamo il concetto che c'era di fondo, di pre-shading e di chiaroscuro era lo stesso identico che ho fatto adesso. Per cui adesso diciamo questa fase di sketch è sostanzialmente finita. Spero vai che vedere un po' il modello da vicino, cioè avvicinalo un po', magari giralo così vediamo ovviamente l'effetto finale, che già tipo io in questo momento non so se riuscirei ad arrivare a una cosa del genere. Giralo. Ora, abbiamo da questo lato la parte scura, quindi si vede chiaramente che questa parte è scura. Una volta che andremo a colorarla, poi effettivamente bisognerà ovviamente aumentare un livello di definizione, ci sono i dettagli anche se la zona è in ombra, e progressivamente andando verso il lato opposto andiamo verso la zona più esposta alla fonte di luce, quindi comunque la zona alla zona più chiara. Poi ovviamente in fase appunto di tintura del modello si andrà a definire ulteriormente. Si andrà a definire la singola placca dell'armatura, la singola placca del vestito, eccetera. Poi c'è pure le squame, c'è un casino. Però il concetto è questo. Ora vorrei rispondo un attimo al discorso del giallo, che era stato chiesto prima da Giorgio. Allora, il giallo è un colore infame, perché è un colore tendenzialmente poco coprente. Nelle marche che si trovano in giro, marche più diffuse di colori, e un colore che tende molto facilmente a essere, diciamo, tra virgolette, denaturato a marrone. Quindi io quello che consiglio è partire da una tonalità che sia un ocra,
un'ocra marroncina, diciamo, un'ocra, quindi un beige. Io una tonalità che uso molto spesso è appunto questo qua, il vecchio Tau Septocre della Foundation, della GV. Ce l'ho, ma adesso non si chiama... Aspetta, sì, adesso non so come si chiami. Si chiama Kisler Flash, non è Kisler Flash. No, Kisler Flash è il color carne. Questo qua proprio è un color ocra, al quale miscelo, il colore è questo qua, al quale miscelo una puntina di marroncino. Quello che io ho, questo qua della P3, che è il Blood Tracker Brown. Blood Tracker Brown è l'equivalente di quello che una volta era il caro vecchio Bestial Brown, che adesso non ho idea di come si... Hong Fang, può essere? Boh, non so. Ma comunque l'ho trovato, guarda, c'ho gli ovicini, dovrebbe essere questo. Quello nuovo dovrebbe chiamarsi Candian Fleshton, dovrebbe essere molto simile, non so se li vedi. Sì, può essere, sì, una cosa così. Comunque, tonalità di questo tipo, quindi un ocra rossiccio, e poi semplicemente vado ad aggiungere giallo, giallo a seconda che tu voglia un giallo caldo, un giallo freddo. Io ho ancora i vecchi GV, quindi quello che era il Golden Yellow e il Sunburst Yellow, e niente, si va ad aggiungere progressivamente, si crea questa escursione che ha un chiaro che sarà appunto un giallo molto molto chiaro, quasi bianco, e un'ombra che sarà un giallo un po' aranciato, dato da questo marroncino rossiccio che abbiamo messo nella fase iniziale. Quindi spero di essere riuscito a rispondere un po' alla domanda. Poi ovvio, mostrarlo adesso mi viene magari un po' difficile perché non ho nulla sotto mano da dipingere di giallo. Ce lo teniamo la prossima volta. Però magari alla fine faccio un attimo la transizione di colori qua sulla tavolozza, così può essere molto, molto comodo da vedere.